affermazioni a dir poco inquietanti. Soltanto così possono essere definite le rivelazioni dell'ex centravanti Carlo Petrini, che dal 2001 continua a denunciare delle realtà del calcio che vanno dal doping alla corruzione. Questa sera Roberto Molinaro presenta Nel fango del dio pallone su M2O Real Trust. Il racconto di una storia. Una storia vera, vera. Una storia vera. A tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro. Dalle sue denunce lo ha reso un personaggio scomodo per quello che in genere è visto come un mondo opulento nel quale gli anticonformisti non possono stare. Questa sera parleremo dello sport nazionale, anche se in questo caso il gioco del calcio diventa soltanto lo strumento di indagine per scoprire i mali di un'intera società. La storia di oggi parla di un libro pubblicato dall'ex calciatore Carlo Petrini, che nelle pagine del suo testo intitolato Nel fango del dio pallone ha raccontato delle realtà gravissime. Fatti che da sempre avrebbero usurpato il senso stesso della sportività. I can't.
Carlo Petrini. Ai giovani che seguono il calcio dei nostri tempi, questo nome non può che risultare anonimo. Eppure, si tratta di un professionista che ha militato nei club più importanti d'Italia. Petrini, tra gli anni 60 e i 70, è stato il centravanti del Milan, della Roma e di altre squadre di Serie A di grande prestigio. La storia fuori dai campi da gioco, però, ha rappresentato per lui la maggiore sfida. Quella che lo ha visto per anni impegnato a portare avanti una lotta ideologica contro i potenti del calcio. Una storia vera, 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 vera. A tempo di Roberto Molinaro. Di calciatore di Carlo Petrini ebbe inizio nelle giovanili del Genoa. Era stato notato da alcuni osservatori che lo avevano visto giocare nella provincia senese. Già in quegli anni di adolescenza, Carlo mostrava di avere un carattere molto combattivo. Quando vedeva che qualche corpulento difensore provava a fermarlo, Petrini non si tirava mai indietro. Nessuno dei suoi collaboratori, però, avrebbe mai potuto immaginare che quel temperamento fatto di caparbietà, in futuro, Carlo lo avrebbe mostrato anche fuori dal rettangolo verde, mettendo sotto accusa l'intero mondo del calcio. Down on the west coast, they got a saying, if you're not drinking, then you're not playing, but you've got the music. That's why I'm leaving you for the music. You for the music, it's true. It's true.
era stata una carriera di tutto rispetto. Ma nel 1980 il centravanti venne travolto da uno scandalo che lo fece entrare in un incubo senza vie d'uscita. Il nome di Petrini venne più volte citato nel caso dello scandalo calcio scommesse, destinato a mettere per sempre in cattiva luce chi aveva gestito fino a quel momento l'intero circo del calcio professionistico in Italia. Per il centravanti, quell'accusa fu l'inizio di una nuova vita. I can see my baby swinging. His parliament's on fire and his hands are up on the balcony and I'm singing.
Inchiesta nel fango del dio pallone, Carlo Petrini si è tramutato in una figura scomoda e sincera, passando da uomo escluso dal calcio a protagonista pentito di un'epoca in cui lo sport più popolare in realtà era un vero e proprio inferno da girone dantesco. Tutti i mali del calcio Petrini li ha continuati a denunciare anche in altri libri, come per il caso di Donato Bergamini, il giocatore del Cosenza che nel 1989 venne trovato privo di vita. La versione ufficiale fu di suicidio. Ma secondo Petrini, le cose erano andate in maniera diversa. Su M2O, Roberto Molinaro presenta Real Trust. Real Trust, Real Trust. Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di musica. I've been
essere uscito dai campi da gioco, è come se Carlo Petrini avesse avvertito la necessità di provare, con le sue testimonianze, a raccontare molte verità su un calcio tramutato in puro business. La metamorfosi da calciatore in scrittore di inchieste ha fatto diventare Petrini il più temuto ex centravanti di tutti i tempi. Petrini, infatti, non ha esitato ad affermare anche cose molto gravi, come nella sua inchiesta intitolata Le corna del diavolo. Qui racconta perché, secondo lui, Berlusconi avrebbe acquistato il Milan. Prossima alle 9 di sera su M2O. Un programma di Roberto Molinaro. Living Voice, Nanni Venditti.